A Macerata è arrivata la notte della Carmen, una serata all'insegna del rosso con tanti appuntamenti e soprattutto gli aperitivi dell'opera. E per l'occasione anche i negozi del centro storico sono rimasti aperti per tutta la notte. Serata di evento, insomma, a Macerata, come sta andando? Mi pare molto bene, i presupposti ci sono tutti perché sia un'esperienza replicabile. Questa è la prima, l'atto primo, ma non l'ultimo. Sono convinto che sia un'esperienza particolarmente interessante, l'ho detto in tante occasioni, perché è una prima esperienza di collaborazione vera e paritaria fra comune, ente locale e esercenti, e questo credo che sia un segnale molto importante. Mi pare che ci sia una bella serata che ci aiuta, ci sia tanta gente, un tempo clemente, quindi tutti aspetti molto positivi che ci spingono e rappresentano per noi uno sprone anche a riprovarci, e non soltanto collegando questo tipo di serate all'opera, ma anche ad altri eventi su Macerata. Un bilancio di questi aperitivi dell'opera? Ma una festa straordinaria, penso si sente, si vede, era nell'aria, lo sentivamo già nei giorni immediatamente precedenti a questa data. Ci abbiamo messo tanta energia come comitato dei bar e dei ristoranti, tanta passione, tanta cura. Tra noi abbiamo ritrovato un'unità che non pensavamo all'inizio di avere così forte, e abbiamo in poco tempo organizzato qualcosa di grande per la città, qualcosa che ci dà, visto il grande successo di stasera, la forza per fare ancora altri eventi. Una festa che ci dice che Macerata è viva e vegeta anche d'estate, e quindi lancia a suo modo una affascinante sfida anche alla costa. Macerata c'è, l'abbiamo dimostrato, bisogna soltanto crederci, fare le cose insieme. Il comune ci ha dato una grande mano perché ha visto in noi comunque una voglia di fare, grazie anche alle associazioni di categoria, con commercio, con partigianato, a tutti quelli che hanno aderito, a quelli che aderiranno al comitato nei prossimi mesi, e che devo dire, alla grande veramente.